Settembre e io e questa personcina qui facciamo un anno. Facciamo un anno insieme e per festeggiare abbiamo deciso di venire qui al mare, montare la tenda e fare un falò e stare qua tutta la notte praticamente. Solo che siamo arrivati un po' tardi, però vabbè. Andiamo a montare la tenda e vi faccio un po' vedere quanto siamo scrausi. È la prima volta che montiamo la tenda tutti e due, quindi sarà ce la faremo. Allora, ma dobbiamo leggere le istruzioni. Che dobbiamo fare per prima cosa? Aiuto, io non ci capisco niente. Cos'è? Perché sono due? Dio. No, è per smontarla. Questa è per smontarla. Ma cos'è? Il telaio e la base rimane sotto. Tutto sotto. Non lo so, proviamo. Questa cos'è? E perché lì è un raga, io sono un po' ritardata su queste cose, non so davvero, cioè nel senso io le istruzioni, le cose le monto sempre, ma le tende non l'ho mai fatto, non si capisce niente, è buio, abbiamo fatto tardi, andiamo bene, oggi stanno dei pezzi e io spero di non perderli e spero soprattutto che stanotte non ci si cada addosso, non si leva. Questa è una cosa di cui ho molto paura, sai? Secondo me, ecco, questa va tirata su, però il sotto è anche quello, però questi poi vanno tirati su. E questa è la porta da dove si entra. E quello penso vada come tutta. Fatti 5! Vabbè, volevo mostrarla, no. Prevedo che andrà male. Non troviamo dei pezzi. E come lo montiamo se non sono pezzi? Però comunque non manca, mo. Allora, so che non si vede, ma il primo deraglio che è nero, quindi è inutile, l'abbiamo messo. Mo' proviamo con il secondo. Pensavo che non ci facciamo la voce. Ok, c'è sta. L'importante è quello. Mo' tocca quella verde. Dai, altro piccolo problema. Dentro la tenda non avevano specificato che mancavano i gancetti e i fili per tenere la tenda. Però diciamo che siamo abbastanza tranquilli, ora la chiamo al telaio perché comunque non tira vento né niente. Non dovrebbe neanche piovere. Quindi mo la leghiamo così e fa da copertura. Non ci abbiamo appunto quella che la tiene fissa a terra ed è quello il grande problema. Quindi vediamo se stanotte rimarremo schiacciati dalla tenda. Voglio vedere come usciamo poi. Yeah. Raga, montata, io l'avevo fatta. Che figo, tu non puoi vedere il fascio di luce che fa la torcia, è troppo figo. Questa è la bellissima tenda. Abbiamo messo i picchetti con i pezzi di legna che useremo dopo per il fuoco. Ecco, abbiamo rubato un carrello. Col carrello dell'euro. Poi lo restituiamo. E questa è la tenda che in realtà è gigante dentro, cioè sembra minuscola, ma dentro è abbastanza grande. E mo andiamo a metterci un materassino e tutte le altre cose. Che stanno lì? E stanno là. Voglio dire solo una cosa, no, gliel'avevo non detto. È colpa mia però, sono cascato. Io l'ho detto, hai guardato dentro lo zaino. Vabbè, sì. Sono neri, non si vedevano. Abbiamo trovato i picchetti, ragazzi. Abbiamo trovato i picchetti. Vabbè, tanto belli quelli di legno, però pare brutto le palle. Dopo non li mettiamo. No, quindi mettiamo qua, tanto sì. Però Michele è sfaticato e mi ha assicurato che staremo fermi durante la notte, che non voleremo via. Ed essendo il mio ragazzo mi fido, però... Sì, sì. Dai, almeno la prossima volta. Però almeno la prossima volta lo sappiamo che ci stanno. Infatti mi pareva strano. Abbiamo preso la tenda da Decathlon, 20 euro. Buona, oh. Quindi se dovete acquistare la tenda, fatevela in spiaggia. Dormite in spiaggia. Noi la prima volta che dormiamo fuori casa letteralmente sotto la tenda, come ti dice. Comunque non so se tutti vedi, sai. Ah,
Ok, adesso forse sì. E vabbè, niente, quindi cominciamo a fare il farò. Iniziamo. Ciao. Ciao. Più o meno ho fatto un letto, quindi sì, questo è il risultato. Allora, adesso Michele proverà ad accendere il fuoco e io guarderò. Del fuoco, io mi sto cuocendo i piedi praticamente. Bravo amore, con le mani sporche di sabbia. Vero? Sì. Ci stanno dei ragazzi dietro lì che stanno, si sono appostati là, non si levano da lì. Ma perché non si levano da lì? Boh. Comunque brucia un sacco. Però è un sacco tutto molto bello. Tra un po' ci mettiamo a vedere le stelle, vero amore? Raga, è incredibile. Quello che è un aeroplano. Ma quell'altra è una stella, questa qua è la stella, si vede una stella. Niente, mo ci rilassiamo un pochino, ci mettiamo a vedere, non lo so, un film o qualcosa, poi guardiamo le stelle, siamo un po' così molto tranquilli. E non so se facciamo altre riprese o altro, comunque in qualsiasi caso ci salutiamo domani mattina per vedere com'è andata, torniamo qui a raccontarvi com'è andata la notte, ecco. E niente, quindi ci vediamo presto. Saluto amore. Ciao belli. Buongiorno. Buongiorno. Sono le 6 di mattina e noi siamo pronti. Operativi proprio. Siamo puliti, cambiati, fatto tutto, abbiamo sistemato la tenda, smontarla un attimo, lì c'è il nostro carrello che mo andiamo a svuotare e facciamo le prove persone. E niente, tra un'ora e mezza abbiamo il Cotrel e si ritornerà alla vita normale di tutti i giorni. Adesso le vacanze sono completamente finite. No, qualche cosa possiamo pronunciarci. Piccolina, non i viaggi, però vabbè. Speriamo tanto che questa impresa insieme a noi vi sia piaciuta, perché è stato... Niente, io mi sono divertita, e poi volevo far notare che si vedono un sacco di stelle, però non dalla videocamera. Oh, aspetta un po'. Ah no, è l'aereo. Niente, si vedono un sacco di stelle, più di ieri perché giustamente non c'è manco la luna, no? E quindi è bellissimo. Niente, va bene. Ciao. Ci vediamo al prossimo video, un bacio e ciao. Mi ha ricordato Michele che non ho detto buona vita. Ha ragione, cioè, ecco. Quindi, un bacio grande a tutti, ci vediamo al prossimo video e buona vita. Ciao.